Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica Talk.Nat, Natalia Marrafini che chiacchiera con persone. Oggi Caso. siamo qui a caso. Oggi siamo qui con Alessandro Pestarino, scrittore emergente, ma anche podcaster e che ha qualche esperienza in fatto di cortometraggi e sceneggiatura. Quindi facciamo una chiacchierata tra scrittori esordienti. E direi di cominciare da una piccola presentazione tua, per poi passare a scoprire come ci siamo conosciuti io e Alessandro Pestarino. Vai, E presentati. allora, beh, innanzitutto, ciao a tutti. E allora, beh, io fondamentalmente scrivo, no? Quindi ho iniziato a scrivere, adesso ho 27 anni, ho iniziato a scrivere dai tempi del liceo seriamente, nel senso che la roba che scrivo non fa schifo, da 3 anni e mezzo circa, grosso modo, poi sono sempre molto autocritico. E parallelamente ho iniziato a fare dei cortometraggi assieme a dei miei amici, che poi man mano sono diventati anche dei miei collaboratori. E però nell'ultimo periodo ho deciso di focalizzarmi al 90% sull'aspetto della scrittura. Infatti ho iniziato un po' a collaborare con alcune riviste, sia dal punto di vista della narrativa che dal punto di vista degli articoli, facendo un po' di critica cinematografica, avendo studiato cinema, critica letteraria e via discorrendo. E nell'ultimo anno ho ampliato un po' lo spettro delle varie pubblicazioni sulle riviste, e in questo percorso ho conosciuto lei, perché ci siamo conosciuti collaborando in una rivista che era nata 2 anni fa quasi ormai, Sì, un due anno e anni mezzo, fa, 2 anni fa quasi. stiamo parlando di Esordi, rivista letteraria. Esatto, che è stata per me è sempre è stata la prima esperienza in assoluto con una rivista. Perché io non avevo mai pubblicato su nessuna rivista, ma proprio anche perché, ammetto la mia ignoranza, era un mondo che non conoscevo. E ho sempre scritto tantissimi racconti perché apprezzo molto la narrativa breve, però cercavo sempre di fare la famosa raccolta di racconti, che però purtroppo in Italia, dal punto di vista editoriale, la raccolta di racconti è quasi impubblicabile, perché vengono pubblicate soltanto, e comunque sempre un po' con diffidenza, le raccolte di autori o morti, e va Morti. bene, oppure già estremamente famosi, perché, e comunque anche quelle vengono, io mi sono accorto che vengono sempre dal punto di vista del marketing spacciate come magari romanzi brevi, come raccolte di 2 o 3 romanzetti, perché comunque la raccolta del racconto, vi racconto, purtroppo in Italia sparita. Sì, attira poco, coinvolge di meno, diciamo. Però parliamo un po' di questa esperienza con Esordi e poi diciamo anche che ci siamo un po' rincorsi in altre riviste, Sì, rivista Blam, L'Incendiario, se non L'incendiario. sbaglio, e diciamo che sono queste. Poi tu Sì, hai perché pubblicato anche su altre io ho riviste come La pubblicato Nuova sì, La Nuova Carne. Carne, poi ho pubblicato la mia memoria è straordinaria, e ho pubblicato su, uscirà, non è ancora uscito, uscirà un racconto su Salmace a novembre, sempre a novembre ne uscirà uno su Fiat Lux, e a febbraio, quindi portiamo Ti avanti, portiamo ne avanti. uscirà uno su Malgrado le Mosche. Ok, quindi ti stai espandendo Sì. a macchia d'olio sulle riviste letterarie. Io credo che questo sia un tema interessante per chi magari ci ascolta, che è esordiente piuttosto che un giovane che ha voglia di buttarsi nel mondo della scrittura, perché effettivamente le riviste letterarie sono un po' un trampolino di lancio. E quindi raccontiamoci un po' com'è andata con Esordi, com'è andata con Rivista Blam, com'è andata con L'Incendiario, perché sono quelle che un po' abbiamo in Sì, comune. sì, sì, sì. E com'è avvenuto il contatto, cos'è successo? Dai, raccontaci tu Ma la tua allora, io ti esperienza. dico, poi rigiro la domanda a te. Secondo me la cosa più difficile, beh, il contatto è molto semplice, nel senso basta andare sul sito della rivista, si trovano, ognuna ha le sue peculiarità, quindi bisogna stare attenti al numero massimo di battute, cioè, vedere più o meno di rispettare il tema. Ecco, questa secondo me è la cosa più difficile, perché ci sono
tante la maggior parte delle riviste sono generaliste, quindi cercano un po' di pubblicare tutti i generi. Poi ci sono quelle più specifiche, per esempio nel mio caso La Nuova Carne, che pubblica soltanto racconti molto estremi, anche, sia dal punto di vista del contenuto che anche delle descrizioni, quindi con sesso, sangue, cose molto esplicite. Però ecco, io la cosa che ho trovato più difficile, e trovo ancora adesso, è capire la linea editoriale di una rivista e mandargli il racconto giusto, perché a me è già capitato più di una volta di mandare un racconto alla rivista X, me l'ha rifiutato, lo stesso racconto magari due o tre settimane dopo l'ho mandato alla rivista Y e magari un po' per fortuna, un po' perché sono riuscito ad azzeccare un po' di più il taglio editoriale, invece ho detto no no, bellissimo, lo pubblichiamo, complimenti. È successa anche a te la stessa cosa? Allora, io cioè, quando vado a cercare una rivista, comunque leggo un po' la presentazione, comunque immagino lo faccia anche tu. Sì. Ho mandato a delle riviste con cui avevo capito di aver scritto un testo che poteva combaciare. Ad esempio, con Esordi, il loro manifesto è scrivi tutto il cazzo che ti pare, basta che sia leggibile. E questo approccio, così un po' leggero, ma allo stesso tempo che voleva comunque mirare alla qualità, mi ha stimolata, insomma, e ho capito che forse poteva essere affine ad alcune cose che avevo scritto. Invece rivista Blam è meno affine al mio approccio, però ho visto che la sua idea con i racconti, non mi ricordo se sono i racconti del martedì o del giovedì, comunque quelli più brevi, del mercoledì, sono racconti molto brevi che vogliono, cioè proprio Blam, colpire. E quindi tra le tante cose che avevo scritto ho scelto un racconto molto breve che però mi sembrava a livello immaginativo abbastanza di impatto, l'effetto, che è Gioia Estiva a tempo indeterminato. A tempo determinato, perché scade il 31 di agosto. Secondo me è rivista Blam, perché anch'io ho pubblicato un racconto su, sempre nella rubrica, il racconto del mercoledì, quindi brevissimo, forse il mio ancora più breve del tuo, adesso non mi, però comunque sono racconti tutti e due brevissimi. Sì, sì. E io ho notato questa cosa, secondo me sono alle volte un po' troppo prudenti. Io gli avevo mandato un altro racconto mesi dopo, che poi mi è stato rifiutato e poi è uscito su un'altra rivista, era un po' più, diciamo, forte come tematiche e anche come descrizione, però secondo me, non lo so, sono, alle volte io li taccio un po', mi sembrano un pochettino un po' democristiani come rivista, cioè nel senso li vedo un po'. Attenzione! No no, ma poi a me piace tantissimo perché hanno una bellissima impostazione grafica, sono ricchi di contenuti, sono stimolanti, cioè riescono anche proprio a livello di marketing, secondo me, a piazzare molto bene, a vendere molto bene, o a vendere, tra virgolette, poi i racconti sono gratis, però a invogliare il lettore, cosa che altre riviste invece hanno, curano molto la scelta dei racconti e dei testi, però poi li buttano un po' lì. Secondo me tante danno un po' poca importanza, che però soprattutto nel mondo di internet l'impatto visivo è ancora più importante che scrivere qualcosa di buono, tante danno un po' poca importanza a questo aspetto. Invece la rivista Blam, sotto questo aspetto... Sì, condivido. Dal mio punto di vista la rivista Blam è un po' più matura. E so che anche in redazione comunque ci sono persone anche un pochettino più grandi, mentre invece, ad esempio, se penso all'Incendiario, sono dei giovanissimi, super lanciati, carichissimi, che hanno tanta voglia di fare e secondo me stanno anche facendo un ottimo lavoro, sì, anche sì, dal punto di vista grafico, di impostazione e così via, però comunque sono ancora dei ragazzi. Esordi è un'altra realtà, forse ancora un po', che si sta costruendo, no? E comunque questo approccio, come diceva il manifesto, no? Fai il cazzo che ti pare, è proprio legato anche a questa leggerezza, questa voglia di, sì, fare le cose, farle bene, ma un po' forse anche incastrando, sì, le loro impegni. Anche un po' fuori dagli schemi. Fuori dagli schemi, insomma, una cosa un po' più, anche giocosa, sì, se sì, vogliamo. Mentre invece rivista Blam mi sembra che abbia una realtà un po', sì, più, un po' più strutturata, impostata. Un po' più impostata. Ma giustamente, nel senso... Ma comunque sì, almeno io non so, io ho l'esperienza nel
delle riviste, comunque se in generale poi qualche rifiuto è normale, capite, perché non si può piacere a tutti, anzi sarebbe quasi preoccupante se tutto quello che va lì, capolavoro, capolavoro, perché o sei un genio veramente, oppure la gente magari non capisce una mazza. Però comunque sì, no, secondo me l'esperienza con le riviste è fondamentale, sia per cercare di capire un po' qual è la risposta del pubblico, e anche poi a livello proprio, diciamo, più pratico, per creare un curriculum letterario che nel momento in cui tu vai dalla casa editrice e proponi un romanzo o quello che vuoi, però dici nel frattempo io propongo questo, però tanto sono già uscito qui e qui, questo, e partecipare, anche se non sono un grande amico, a premi e concorsi vari, secondo me sono i modi alla fine migliori. Sì, diciamo che danno un certo spessore al percorso, sì. E quindi quando ti proponi ti danno quel tocco in più. A proposito, parliamo del premio letterario a cui sei candidato finalista. Beh, tu l'hai già vinto uno e quindi... Ne ho vinto uno. Sei più rilassato. Invece tu sei ancora sui carboni. Io ancora 7 giorni fino a domenica 24, con un racconto, tu non sei mai uscita sulla nuova carne. No. Con un racconto che devo dire che tra quelli che ho pubblicato è quello che forse mi è piaciuto di più. Perché ho ricevuto un sacco di complimenti, gente che mi scriveva anche per messaggio, probabilmente pensa dandomi del folle, perché racconto si intitola di quella volta che volevo leccarmi la figa, così mi sono decollata. Esatto, quindi siamo su temi estremi qui, ed è in realtà, adesso qui ci agganciamo al tema del femminile, ci agganciamo perché è un po' la tematica che alla fine ci ha fatti unire in questa chiacchierata, ci ha avvicinati in questa chiacchierata, quindi dai, parliamo prima del concorso e poi approfondiamo il tema di questo racconto. Ma allora, il concorso molto semplice è il Thor Festival, che è anche un film festival che è molto conosciuto, soprattutto a Torino, ormai è un festival che c'è da più di 20 anni, internazionale, e quindi con questo racconto sono riuscito a finire la cinquina dei finalisti. Incrociamo le dita. Io non dico più niente perché non voglio tirarmi contro la sorte avversa. Con questo racconto che non è della trama fondamentalmente, perché anche questo è un racconto brevissimo, ma racconta molto semplicemente la storia di questa ragazza, che è una ragazza giovane su una sedia a rotelle, che è frustrata dall'impossibilità di dare sfogo al suo desiderio sessuale, ovviamente un racconto onirico, grottesco, surreale. Decide anche di tagliarsi. L'illustrazione che... molto fuori dal mondo. Sì, è molto, che ha fatto un artista della rivista, è stato molto bravo. Decide di tagliarsi la testa con un coltello, prenderla, mettersela in mezzo le gambe per praticare dell'autoerotismo. Esatto. E poi chissà come va a finire. E questo ha colpito evidentemente molto l'immaginario sia della redazione che anche dei lettori che ti hanno scritto. E io quando l'ho letto ho detto, mio Dio, Pestarino è uscito di testa. In tutti i sensi. Che cosa mi scrive Pestarino? No, poi ci eravamo sentiti e ti ho detto, sì, è scritto molto bene, però non capisco bene il messaggio. E tu mi hai detto... Io volevo in realtà sottolineare questo messaggio anche di emancipazione femminile, no? Cioè di liberazione sessuale. E in realtà... Però, secondo te non... A me non è arrivato perché subito. Perché tu scrivi spesso di queste cose qua. E difatti ho detto, ne parlo con lei perché anche se ne scrivi in modo diverso, diciamo più gentile, nel senso nell'impostazione, ma sempre molto efficace... E ho detto, vabbè, sentiamo un po' il parere, dico, perché io è un caso per caso ho scritto questa cosa qua, perché io poi spazio un po' da varie tematiche e volevo sentire appunto il parere di una invece che mi ha scritto già 4, 5, 6 di racconti su questa. Sì, sicuramente l'emancipazione femminile, il desiderio di ridefinire una narrazione del femminile
più contemporanea, più attuale, è uno dei miei temi fondamentali. E diciamo però che tu lo approcci con questo racconto in un modo radicalmente diverso da come lo approccio io, e che però è interessante ed è curioso anche, cioè mi colpisce il fatto che sia piaciuto, ti abbiano commentato, ti abbiano fatto domande, cioè, insomma, siano venuti da te a cercarti, perché effettivamente il mio modo di affrontare il tema vuole essere anche un pochettino più, come dire, strutturato, costruito. Invece il tuo modo voleva essere proprio lampante, voleva, cioè, proprio scioccare il lettore, dire: oh, anche le donne possono voler arrivare a degli atti così estremi, surreali, estranei alla realtà, pur di stare bene con se stesse, no? Cioè darsi piacere. E quindi in realtà poi, a una riflessione più attenta, il tuo racconto ha un messaggio potente nello scioccare, no? Nel voler rompere tutti gli schemi. Quindi, anche se di primo acchito ho fatto un po' fatica a capire, ho detto: che cosa sta facendo Alessandro Pestarino? In realtà poi, in un secondo momento, quando mi hai illustrato, raccontato un po' di più quello che tu avevi in mente, ho detto: caspita, ci sta a scioccare anche il lettore. E proprio... Ma c'è una componente, secondo me, che è un po' vista in maniera diversa, è presente anche in alcuni tuoi racconti, mi ricordo soprattutto forse quello che mi è piaciuto di più, che era Mostro Oppenta. C'è una componente anche nel tuo molto fisica, organica, perché mi ricordo che c'erano descrizioni abbastanza generose, no, di questo oggetto, del suo funzionamento e anche appunto di tutti i liquidi che va a raccogliere, cioè nel senso, quindi non era una descrizione di sì, cioè questo oggetto funziona così così, però poi adesso insomma lascia a voi immaginare che cosa serve, cosa può contenere. Quindi secondo me questo qua, poi ovviamente sono due racconti agli antipodi, che scritti in modo diverso, con intenzioni diverse, però ho notato, perché mi è capitato di rileggerlo qualche giorno fa, ho notato che c'è questa comunanza organica proprio, perché anch'io ho fatto ampie descrizioni del sangue, delle vene, tutto quanto è. E però ho visto che è una caratteristica che in maniera meno aggressiva, però comunque sempre, che secondo me rimane, no? Che rimane anche un po' il sapore in bocca, è una cosa che hai adottato anche te. Sì, ecco, diciamo che forse il mio è un taglio più ironico, perché magari parlo di quadri di Pollock generati da questa coppetta mestruale che può perdere il suo contenuto. Anche quadro di Pollock, anche tu. Per il sangue, non si esatto. Esatto, però in generale probabilmente credo, noto, sento che c'è un bisogno nel narrare la femminilità di ritornare alla corporeità. Cioè ci hanno talmente tanto idealizzato e imposto anche un po' questa dicotomia donna angelo, madre del focolare, invece all'opposto la poco di buono, che le donne forse hanno bisogno anche di dire: caspita, però noi siamo questa corporeità concreta e reale, che non è solo donna angelicata o donna maledetta, solo carne. Sì, sì, sì. C'è una corporeità che è materiale, concreta, quotidiana. No, poi comunque c'è una cosa che secondo me non si tiene ancora conto, cioè che la sessualità è un bisogno identico a quello del mangiare, del bere, del respirare, e vale sia per gli uomini che per le donne. Il discorso di legare, soprattutto per quanto riguarda la donna, la sessualità esclusivamente alla sfera sentimentale è una stupidaggine, perché è vero, possono andare di pari passo, però non è che la sessualità smette di essere un bisogno. Una persona, sia uomo che donna, ha un bisogno sessuale, e per esempio, come ho messo nel mio racconto, anche una persona disabile, che ha, se è possibile, oggetto ancora di maggiore tabù, perché se sei donna, sei disabile, buon senso proprio, sappiamo, non esiste proprio, no? Sì, questo sì, sconosciuto. Sì. Però alla fine un bisogno come respirare, come mangiare, e io a volte mi capita di dire anche in maniera un po' grossolana, no? Alla fine fare sesso, visto come bisogno, è come andare a mangiare. Se il mio ristorante preferito è chiuso, cosa faccio? Muoio di fame? No, andrò nell'altro, non sarò al massimo della vita,
Però, insomma, voglio dire, se ho fame, sono la settimana del Sahara, non è che mi dico, no, questa qui, non, no, guarda, io vorrei l'anatra all'arancia. L'autoerotismo non lo pratichiamo perché nel ristorante di serie B. Esatto, cioè nel senso, al di là che poi comunque anche a livello, non sono un medico, però comunque anche a livello Fisico, fisico, comunque sia, fisiologico. pratica, ovviamente non deve diventare una masturbazione compulsiva, perché sennò allora lì sfociamo in un altro problema, però non può essere, deve essere nemmeno un castigo del corpo, modello puritano del New England, che no. Sì, qui mi hai toccato una serie di temi, cioè che potremmo parlare Sì. queste per 2 ore. Però sì, io accennerei più che altro al tema del fatto che la società in cui viviamo è una società che ha paura a parlare di sessualità, paura di Nonostante sia parlare. piena, perché Sì, ovunque cioè noi sia. vediamo i cartelloni pubblicitari con queste donne estremamente sessualizzate, però poi quando una donna ha bisogno di dare piacere a se stesso, quando pure parliamo di inclusività, quindi parliamo della disabilità, e di questa necessità, di questo bisogno, che a questo punto si può collegare anche il tema dei sex worker che potrebbero essere importanti per delle persone che hanno delle disabilità forti. E a questo punto però noi ci troviamo all'interno di una società che ha paura a parlare di sessualità persino nelle scuole. Quindi no, cioè io da insegnante e poi prima da studentessa io non ho mai ricevuto un'educazione sessuale in ambito istituzionale e ho assistito a delle lezioni di educazione sentimentale in cui però, ad esempio, da professoressa, quindi ho assistito, ascoltavo, le persone che parlavano e sottolineavano la diversità del cervello maschile e femminile, e quindi il fatto che ci sono delle differenze e ho percepito quanto fosse pericolosa questa affermazione nell'andare a radicalizzare questi stereotipi in cui siamo inchiodati da troppo tempo. Sì, ma perché comunque si vedono anche nella conversazione spiccia di tutti i giorni, cioè, sempre per fare un esempio terra a terra, gli uomini in compagnia tra amici non hanno nessun tipo di problema a parlare anche con un certo divertimento di tutti i loro atti masturbatori, no? Se ne parla, se si diverte, motivo di ironia, e va bene, giusto così. Le ragazze invece tendono a essere estremamente più chiuse, e se qualcuna prova a dire qualcosa viene subito etichettata, no? Già comincia a essere guardata Sì, come ma un'outsider. prima ancora della masturbazione parlare di mestruazioni, Sì. che ancora lì no, non è un atto sessuale, ma è legato agli organi sessuali. E anche solo avvicinarti a questo tema senza andare a toccarlo direttamente è già un tabù. Quindi io c'è proprio questo muro enorme, gigantesco che ci blocca. Allora, io andrei avanti a parlare, cioè tipo tre Sì, no, giorni di questi e poi io sono argomenti. pericolosa, Però quindi. vorrei dare qualcosa anche di un po' più sfaccettato a chi ci ascolta, quindi mi piacerebbe parlare un po' di scrittura con Sì. te, ma in realtà anche di questa trasversalità che ti porta dalla scrittura al podcast, ai cortometraggi. Vai, raccontaci qualcosa. Allora, in realtà è una finta trasversalità, nel senso che io fondamentalmente faccio una sola cosa in salse diverse, cioè io scrivo. Poi mi è capitato anche di dirigere dei cortometraggi, però fondamentalmente l'ambito in cui io mi trovo più a mio agio è la scrittura, che sia scrivere una sceneggiatura, scrivere un romanzo o scrivere magari la scaletta poi per un podcast. Alla fine poi sì, il podcast magari lo faccio anche io, nel senso che mi metto davanti al microfono e parlo. Perché mi è sempre piaciuto parlare in pubblico, mi piace parlare, il mio lavoro dei sogni sarebbe il conferenziere, che non si capisce bene Il che cosa voglia. conferenziere. Arriva lì e parla. Voglio fare l'astronauta, voglio fare il Metto lì, conferenziere. parlo, non si sa bene di che cosa e vado avanti. Quindi poi alla fine diceva una trasversalità fittizia, perché poi alla fine io adotto forme diverse di scrittura. A seconda degli ambiti e magari a seconda anche della storia, nel senso magari c'è una storia che dico, ma secondo me questa qui verrebbe ottima come cortometraggio. Allora, quest'altra invece dico, no, da filmare non va bene, rende più perché magari è più riflessivo. Allora facciamo Quindi viene una a narrativa. posteriori questa Sì. riflessione.
Sì. Ok, questo è un tema che mi piace molto perché secondo me riflette molto la contemporaneità. In che senso? Nel senso che oggi siamo una società fluida in cui sì, siamo carne e ossa, siamo qui a parlare io e te, ma abbiamo davanti una videocamera che ci lancerà nel digitale. Ogni giorno postiamo qualcosa che viene dalla realtà ma poi diventa virtuale, scriviamo dei post, scriviamo dei racconti che possono essere stampati cartacei, che possono essere online, scriviamo dei racconti che possono diventare un monologo teatrale o un cortometraggio, e ogni media ha le sue peculiarità, le sue specificità, ma è una cosa che a me affascina molto, è proprio il fatto di riuscire a entrare in questa fluidità, appunto, chiamiamola così, e adattare un testo. Un mio piccolo sogno in futuro è quello di trasformare Mostruoppetta, sì, cioè cercare di trasformarlo, appunto adesso è diventato una puntata di un podcast, mi piacerebbe magari in futuro, ho già un piccolo aggancio con un'attrice, di farlo diventare un monologo e poi chissà cos'altro, no? È una cosa che mi ispira molto. Tu che esperienze hai avuto? Hai fatto un cortometraggio un po' di tempo fa? Sì, avevo fatto più di uno e diciamo, come dicevo prima, anche se poi mi sono occupato prevalentemente della parte, diciamo, creativa, anche se poi non è che resto, non si crede perché il montaggio, la fotografia, però io non avendo competenze tecniche, anche se poi, sì, ti dico, una bella fotografia andrebbe fatta così, te la so dire, linea teorica, però poi non saprei mettere le mani sull'attrezzatura effettivamente per farlo. E anch'io infatti stavo pensando di trasformare alcuni racconti tra quelli che sono usciti in dei mini, diciamo, audiolibri, di trovare un filo conduttore tra magari 4-5 racconti e creare una sorta, diciamo, di mini serie di podcast di 4-5 episodi dove vengono letti, quindi visto che anche io personalmente non è la forma dell'audiolibro una forma che apprezzo più di tanto, io sono su queste cose sono proprio vecchio all'antica, cioè ho bisogno del libro cartaceo. No, mi cadi sull'audiolibro, no! Io li adoro! No, io ho bisogno del libro cartaceo, che sottolino, poi che metto lì sullo scaffale, faccio la collezione, lo tocco, lo annuso e... Beh sì, questo è un piacere che io non riuscirò mai a togliermi, neanche se ho l'ebook riesco, cioè a un certo punto se ho un libro mi piace lo voglio comprare. Però l'audiolibro è una forma che mi piace, non lo so, vado a correre, vado a camminare, mi ascolto l'audiolibro. Io non ce la faccio. Posso fare altre cose mentre ascolto, insomma. Ma perché in realtà io sì, tante cose che sono nuove, eccetera, eccetera, io le uso perché ormai ci sono. Però sono su questi aspetti, in realtà io sono, anche se non sono vecchio, però sono un vecchio uomo del Novecento. Sei tradizionalista. Sì, io mi definisco un vecchio uomo, sono del 94, però mi definisco un vecchio uomo del Novecento. Okay. Quindi per me carta e penna, il computer sì, lo uso tutti i giorni, però non è che sia proprio una cosa che mi fa impazzire, ecco. Ho capito, invece io ho la sensazione di essere ibrida. Cioè io non mi sento né totalmente digitale né totalmente cartacea, se vogliamo. Sì. Perché cioè, ho bisogno di questa trasversalità, un po' per utilità, quindi cioè, certe cose c'è bisogno di prendere il computer, è più semplice. No, ma è indubbiamente che sia utilissimo, comodissimo, e se preferirei domani essere in casa senza il frigorifero che senza il computer, perché... Ma penso che sia la risposta che darebbe la maggior parte delle persone. Ma sai, senza frigo di qualcosa te la mangi? Non lo so, questo non lo so. Allora, io faccio una brevissima parte. 2 anni fa per un problema dell'Enel, che ha fatto un casino, e sono rimasto 2 giorni in casa senza corrente, non so perché. Ed ero disperato, perché senza corrente vuol dire niente internet, niente, poi non potevo mettere in carica il telefono, quindi dovevo centellinarlo, utilizzarlo il meno possibile. E poi mi è capitato qualche mese dopo che per un lavoro alla linea del gas sono stato un giorno senza gas, ma chi se ne frega, ma proprio bastavo benissimo, ma già fuori, via, boh, basta, fine, ho colto l'occasione. Quindi oggi che noi siamo estremamente digitalizzati e dipendiamo un tot dalla corrente elettrica, che è un'invenzione vecchia,
però supporta tantissimo. La vita, Sì. l'esistenza, cioè questa fluidità ci porta a essere per forza anche digitali e quindi elettrici in qualche Elettrici, quindi modo. comunque digitali, ma con un piede saldamente messo nel passato, perché alla fine tutto dipende da una fonte di energia che comunque ha quasi 200 anni di vita, quindi non è che sia la novità uscita l'altro giorno. Secondo me questo potrebbe essere un punto di riflessione Un interessante, altro sì. spunto, sì, però direi che il nostro tempo volge al termine. Prima di Sì. chiudere, io ti farei fare una piccola riflessione proprio sulla scrittura, quindi, non lo so, il mestiere di scrivere, il fatto di cosa fai tu durante il giorno, cioè come scrivi, qual è il tuo approccio. So che potrebbe essere un discorso Sì, lunghissimo, cercherò di essere cerchiamo di... breve e circonciso, come disse qualcuno un po' di tempo fa. No, allora, io cerco di fare questa cosa qua, cioè di rendere il lavoro della scrittura una cosa abbastanza meccanica. So che può sembrare brutto, però se uno vuole scrivere tanto o poco non importa, però nel senso, se vuole scrivere con regolarità e cercare di arrivare ad avere dei prodotti finiti da proporre professionalmente a qualcuno, ovviamente non può aspettare l'ispirazione della luna, mettersi lì alla sera e una volta ogni 6 mesi scrivere 2 pagine, magari bellissime, però diventa anche, cioè uno dice, vabbè, sono miliardario, se il mio libro uscirà a 50 anni, pazienza, però se uno vuole essere concreto. Io fondamentalmente scrivo tutti i giorni, anche se adesso in quest'ultimo periodo sto andando molto, molto, molto più piano. Nel senso che adesso finirò un romanzo e poi mi sono autoimposto una pausa. Se capiterà di scrivere qualche racconto così, ben volentieri, però progetti che magari impegnano mesi, per un po' non ne voglio fare. E quindi fondamentalmente io prendo tantissimi appunti cartacei. Io parto sempre da una frase che può essere o un po' magari una frase fatta, no? Quella frase un po' bella che uno magari legge e poi gli rimane, no? Quelle classiche da quarta di copertina, no? Oppure magari da una descrizione un po' di una persona, di un oggetto, di una situazione un po' particolare. Nel momento in cui ho trovato questa descrizione o questa frase, dico, bene, in che storia questa descrizione o questa frase potrebbe inquadrarsi? E attorno a quella frase lì comincio a costruire la storia. Qualche volta mi capita di fare il processo contrario, cioè di partire un momento un'idea e allora poi comincio a raccogliere i pezzi, ma in genere io lavoro sempre più da un dettaglino e poi dico, questo dettaglio dove lo mettiamo? Qui, là, su, giù. Quindi è un procedimento un po' strano, perché parlando anche con altri mi sembra che anche tu abbia un procedimento diverso rispetto al mio. Vedo che tu hai, cioè tu costruissi proprio un'architettura a partire da piccoli Sì. mattoncini, costruissi qualcosa Sì, diciamo intorno. che è come se uno, non so, stesse facendo una casa, prima compra l'abat-jour, e poi dice, beh, questa abat-jour, dove la mettiamo? Una casa moderna, una casa classica di campagna, quindi io faccio un po' così. Ho capito, ho capito. Sì, io ho un approccio un po' diverso, nel senso che parto sempre da delle sensazioni, qualcosa che ho voglia di dire. E forse ho anche un approccio meno metodico del tuo, nel senso che sì, una volta che ho costruito un testo, mi metto anche come dici tu, lo voglio finire, mi metto lì l'aspetto tecnico, ma il grosso, mi viene proprio dato da questo desiderio, da questa voglia di buttare fuori qualcosa. E quindi quella è proprio la carne, il succo del Sì. racconto o anche del romanzo, insomma. E questo bisogno, questa necessità di buttare fuori è quasi un flusso di coscienza, uno stare lì la notte presa dall'ispirazione divina e a ruota libera lasciarmi No, andare. ci riesco poche E invece tu volte. no, tu sei un tecnico della Sì, ci scrittura. riesco magari con qualche rarissima poesia che scrivo, perché non sono un poeta, ogni tanto in quel caso li uso, quando mi viene in mente qualcosa la scrivo, però le scrivo così per diletto, poi magari ce n'è qualcuna anche carina, non lo so, però non ambisco a farlo a livello professionale. Però no, per la narrativa invece